Per anni siamo rimasti chiusi qui dentro. E nessuno sa chi siamo. Ogni suono della casa io lo sento. Non aspetteranno ancora a lungo. Credi che due persone possano fare qualcosa di così innaturale da lasciare una macchia su loro stessi? E che la macchia rimanga sui loro figli? E sui figli dei loro figli? Dillo e saremo di nuovo salvi. Calcia, poi c'è che sua. Questa casa ci parla, ci appartiene, non possiamo abbandonarla. Arrivano. I tuoi si sono suicidati. Affogati, entrambi. Domani andrò via, con o senza di te. Non diventerò come loro. So cosa siete, voi e la vostra famiglia. E pensi che non sappia cosa succede lì dentro? Non c'è un nome per quello che siamo. Ciao ragazzi, che ne pensate di questo horror? Vi potrebbe piacere? Io rimango in tema con una curiosità horror, di cui tra l'altro ho anche già parlato in una rubrica del lato V. Se volete approfondire trovate il link della puntata in descrizione sotto il video. Il film La bambola assassina, avete presente? Ecco, pare che prenda spunto da un fatto reale, molto da lontana. Il pittore e scrittore del Key West, Robert Eugene Otto, dichiarò che nel 1906, quando era bambino, uno dei servi di famiglia gli regalò un giocattolo su cui aveva fatto un rito voodoo. Che carino. La bambola Robert, sì, la leggenda vuole che questo bambolotto cominciò a muoversi misteriosamente da una stanza all'altra, a rovesciare mobili e addirittura a volte anche a parlare con il bambino. Il bambolotto maledetto fu così saggiamente lasciato in soffitta fino alla morte di Otto nel 1974, quando prese possesso della casa una nuova famiglia, che confermò di aver assistito a strane attività in casa riconducibili, presumibilmente, alla bambola. Oggi Robert la bambola si trova in un museo locale chiamato East Fort Martello Museum, dove desta ancora molta curiosità. Eh sì, lo sapevate? E voi cosa fareste con una bambola che vi parla e si muove da sola quando non dovrebbe? Fatemi sapere nei commenti sotto. E io vi aspetto al prossimo video. Ciao da Valeria.